Antonello, con le sue società Weimar e VMA, anche loro diciamo, hanno aderito alla rete di partner di O2 Italia. Se lo metto qua funziona. Sì, dovresti metterlo là sotto. E questo è un argomento anche diciamo, importante che si va a innestare sempre in un discorso di finanziamento delle attività che possiamo portare presso l'azienda. Loro si occupano di formazione 4.0 e sono specializzati in questo perché sono anche enti accreditati, per cui diciamo, sì. Da questo punto di vista seguono l'associazione da tanto tempo, per cui è anche un piacere averti qui. Grazie. Tra l'altro abbiamo fatto il primo 2 Smart Days a Potenza da te. Non c'era nessuno. Poi è arrivata la pandemia, finito. È finito. Facciamo un applauso a Antonello. Grazie. Ma qual è Andrea questo? Sì. Ok, buonasera a tutti, non so se mi sentite. Sì. Ok, sono Antonello Ventre e ci occupiamo fondamentalmente con la nostra società di digitalizzazione di processi e di sistemi informativi. Abbiamo cominciato ad utilizzare Odoo 2010 più o meno, la prima versione che abbiamo installato è l'Odoo, la famosa OpenERP 5. E siamo stati molto autodidatti, abbiamo cominciato a usare in azienda e man mano abbiamo migrato su tutte le successive. Poi ci siamo imbattuti in Apulia Software e con loro abbiamo cominciato a fare dei moduli che ci potessero servire per le nostre implementazioni. Contestualmente siamo diventati ente di formazione accreditato in Regione Basilicata e abbiamo cominciato a fare formazione su tutte quelle che sono manovre e argomenti di CT. Dalle nostre diciamo, difficoltà iniziali di utilizzo di Odoo e soprattutto nel reperire documentazione persone competenti che ci potessero dare una mano e da tutto quello che ne è derivato e dalle nostre esperienze sul campo abbiamo cercato di ragionare soprattutto nel periodo della pandemia in cui non si poteva più erogare formazione in presenza su quelle che potevano essere le criticità all'interno dei processi di Odoo, soprattutto legati alla nostra azienda, per poter creare poi dei modelli che potessero essere espressi sulle misure formative che erano in essere in Regione Basilicata e in Italia. E quindi abbiamo cominciato a ragionare un po' su quelle che sono diciamo, le carenze più che altro strutturali e di certificazione all'interno del mondo Odoo, soprattutto in Italia. Cioè ci siamo resi conto che quando abbiamo avuto necessità di formazione abbiamo contattato Apulia, abbiamo contattato Davide Cori, abbiamo fatto dei percorsi formativi ad hoc per la nostra azienda, ma spesso erano incompleti, troppo affrettati, erano improvvisati e soprattutto non c'era una certificazione su quelli che erano i percorsi formativi che abbiamo diciamo, in qualche modo svolto. Stessa cosa è capitata ad alcuni clienti su cui abbiamo sviluppato diciamo, delle digitalizzazioni dei processi, sempre in collaborazione con Apulia, dove praticamente quando andavamo a fare formazione, spesso, dato che fondamentalmente ci sta una visione distorta, almeno dalle nostre parti in azienda, quando si cerca di fare formazione dipendenti, perché non viene visto come un plus, ma come una perdita di tempo. E quindi facevamo la formazione e dentro nell'aula c'era il relatore, c'era il docente e poi i dipendenti che si scambiavano, però che davano meno importanza al processo formativo rispetto alle attività giornaliere. E questo praticamente ci ha portato a formulare, a schematizzare i problemi che abbiamo incontrato attraverso questa slide. Fondamentalmente ci siamo resi conto che c'erano bisogno di formare, di generare diciamo, dei processi formativi all'interno delle aziende che in qualche modo potessero essere finanziati e che potessero essere certificati. E per quanto riguarda invece la formazione all'interno delle aziende, quindi per sviluppatori che come voi insomma, mi potete in qualche modo certificare, c'è una carenza di formazioni di sviluppatori all'interno del mondo 2 e quindi le aziende si scambiano, cercano di accaparrarsi gli sviluppatori di altri, ma soprattutto sviluppatori che non sono in qualche modo certificati perché vengono formati spesso all'interno delle aziende oppure con delle academy organizzate da Odoo, però comunque che diciamo hanno un determinato costo. Quindi partendo da queste problematiche dato che siamo diventato polo tecnologico per quanto riguarda erogare formazione universitaria online, stiamo mettendo in campo un master in Odoo che potesse in qualche modo essere riconosciuto da un ente universitario quale Uni
UniUL, che è una formazione, un ente di un'università telematica che ha sede a Foggia, che potesse in qualche modo certificare i processi formativi che andremo a costruire. E soprattutto, dato che, come dicevo, la formazione la sviluppiamo anche all'interno delle aziende, e tra diciamo, la misura di formazione 4.0 che ha spiegato prima il predecessore di Plus, ha tra gli obiettivi anche quello di fare formazione sull'integrazione digitale dei processi aziendali, stiamo mettendo su dei moduli formativi sia per quanto riguarda gestione dei processi e project manager in Odoo, che per quanto riguarda percorsi formativi su quanto riguarda la sviluppo e utilizzo di Odoo, che potessero in qualche modo essere finanziati attraverso la misura della formazione 4.0 e riconosciuti perché certificabili attraverso dei master universitari. Attraverso la formazione 4.0, che è una misura, diciamo, di completamento alla transizione digitale 4.0 di cui parlava il mio predecessore, possiamo avere delle detrazioni fiscali su tutti quelli che sono processi formativi in una classe definita dal Ministero, fino a un 60% sia sulle ore formative che sono erogate ai dipendenti, quindi sul costo orario dei dipendenti, che su tutto quello che sono, diciamo, i moduli formativi, quindi costi di analisi dei fabbisogni, costi di docenze, costi di percorsi formativi online. E in più, diciamo, possiamo certificarli attraverso quello che è, diciamo, la nostra collaborazione attraverso UniUL. Al di là, diciamo, della formazione che possiamo costruire insieme a partner, quindi potremo costruire moduli formativi sia online che in presenza, che devono però rispettare determinate regole dettate dal bando, abbiamo messo su una piattaforma, vmasolutions.cloud, che ha già un percorso formativo completo online su tutte quelle che sono le tematiche della formazione 4.0, che parta dalla digitalizzazione dei processi fino ad arrivare alla analisi del big data, a manufattura additiva, a stampa 3D e quant'altro. È un percorso, diciamo, continuativo, dove ci sono dei quiz e dove vengono riconosciuti dei crediti e delle certificazioni che sono valide perché siamo ente regionale accreditato EISO. In alto a destra sulla piattaforma ci sta un pulsantino calcolo il tuo credito, dove praticamente si può fare il calcolo di un credito di detrazione fiscale che si può avere, il beneficio, su un percorso formativo di 200 ore, quindi mettendo la dimensione dell'azienda, il numero di personale che si va a mettere in formazione e le ore di formazione che verranno erogate, il sistema vi dà più o meno una misura del vostro credito formativo. Dopodiché potete richiedere un'analisi dei fabbisogni e capire se la vostra azienda, ma quasi sicuramente, o dei vostri clienti sono, diciamo, in qualche modo finanziabili. Come vi dicevo, la formazione 4.0 può essere erogata sia online che offline, si possono costruire dei moduli insieme. Noi più che altro non ci occupiamo tanto della parte, diciamo, di docenza e quindi di erogazione dei moduli, ma dalla parte, diciamo, di analisi dei fabbisogni e dalla costruzione del percorso formativo. Quindi ci vorremmo proporre, insomma, in aiuto con l'associazione, come consulenti per poter creare insieme alle vostre esigenze, insomma, dei percorsi formativi. Immaginate che se insieme alla misura di Industria 4.0, quando andate dai vostri clienti, tutta la parte di formazione che erogherete sullo startup di Odoo, dei processi e dei moduli che andate a sviluppare, tutta quella parte formativa, sia on the job ma online, può essere detratta dal vostro cliente al 50%, spese di consulenza, spese di analisi e spese di ore messe in formazione, anche on the job. Devono logicamente essere certificate con dei registri formativi. Come dicevo, tutto questo mondo lo stiamo mettendo in piedi insieme a UniUL, che è il nostro partner universitario, che ci ha permesso di diventare polo tecnologico universitario in Regione Basilicata, e con loro stiamo cercando, abbiamo iniziato con la Puglia, stiamo cercando di creare dei percorsi formativi su due tematiche fondamentali, Master Python per Odoo e sul Project Manager. Stiamo abbozzando più o meno i programmi, però non sono ancora definitivi perché stiamo cercando ancora l'accreditamento, e penso che, diciamo, da qua a fine anno dovremmo poter essere pronti per erogare percorsi formativi, fermo restando che tutto quello che è la parte consulenziale siamo pronti perché la facciamo
da circa 2 anni. E chiedo scusa per la velocità se sono stato poco chiaro, ma sono abbastanza emozionato, insomma, parlare in platea non è facile. Vabbè, fai tu la storia, dai. Al momento delle domande, possiamo fare domande? Domande? Sì, sì. Ci provo a rispondere. No, domanda per ignoranza. Entra accreditato per la regione Basilicata, ma puoi erogare i tuoi servizi? Allora, per quanto riguarda 4.0, essendo certificati ISO per i processi formativi, possiamo erogarla in tutta Italia. Con gli stessi benefici o eventualmente... Con gli stessi benefici, sì, sì, sì. Oppure tecnicamente le aziende possono anche, possono anche costruirsi i percorsi formativi nella loro struttura e quindi non hanno bisogno di ente formatore. Però logicamente le spese di analisi, di progettazione non possono scaricare. Sì, sì, però possiamo erogare, attualmente stiamo collaborando anche con aziende di Milano, Firenze. Sì, sì. Noi di solito facciamo praticamente un'analisi dei fabbisogni dei nostri clienti, dopodiché cerchiamo di formare, l'abbiamo fatto anche con PCTO, con gli istituti industriali, quindi prelevati, fatti formazione sullo sviluppo, introdotti in azienda, per poi fare tirocini extracurriculari, sì. E formazione in aula per poter... come master invece siamo all'inizio, quindi diciamo partiremo da gennaio, quindi non abbiamo ancora storia. Per quanto riguarda il PCTO, diciamo che ogni 1 su 3 più o meno riescono a rimanere in azienda, anche perché quello che notiamo è che al di là del mondo Do e Python, che conoscete meglio di noi, in Italia c'è proprio carenza di sviluppatori, ma per quanto riguarda l'IoT, per quanto riguarda CNC, per quanto riguarda home automation, sì, blockchain, cioè è inesistente praticamente, perché soprattutto al sud, bene che ci va, se ne vanno a Milano. Per esempio, io cercavo un project manager o due per poter gestire i processi interni e con Andrea eravamo arrivati al punto, diciamo, vabbè, prendiamolo insieme e ce lo dividiamo. Abbiamo cominciato a formare, poi il problema è che parlavo di formazione spicciola. Che succede? Che Andrea aveva i suoi impegni, e i miei impegni, la persona è rimasta formata a metà. Poi non aveva manco tanto voglia di formarsi e quindi il progetto è decaduto. Quindi ecco perché stiamo cercando di mettere un'academy barra formazione, perché deleghiamo a terzi il processo, lo certificherò all'università e quindi ci auguriamo di avere le persone pronte per essere inserite nel mondo di Python o Do. Abbiamo scelto Python perché lo utilizziamo anche per processi di automazione, perché con l'altra società facciamo automazione industriale, e poi perché insomma c'è una richiesta, dall'analisi che abbiamo fatto con Andrea, una richiesta importante di sviluppatori Odoo. Ecco perché mi piaceva anche l'idea di Odoo Casa Madre, che voleva creare un'academy, che secondo me potrebbe essere il processo successivo, perché avere l'accademia all'interno dell'azienda significa crescerti delle persone che poi puoi anche demandare ad altre aziende, cioè a Puglia prende degli stagisti di forma solo tu, poi c'è bisogno di altre agile, di avere delle persone che sviluppano in Odoo e si può creare, diciamo, un ecosistema che deve essere però a mio avviso certificato, perché altrimenti perché devo prendere uno sviluppatore Python se poi lo so fare? Sì, perché come dice Andrea, no, a me serve qualcuno che me lo certifica. Quindi l'università o la casa madre. Se posso suggerire, volentieri. Servirà un corso anche di JavaScript e di OUL, che è un nuovo framework. Il primo talk che abbiamo fatto oggi, secondo me, sì. Ormai Odoo è Python, ma al 50%, mi sembra che sia ormai arrivato al 50-50% tra JavaScript e Python. Quindi credo che noi tutti, io per primo, avrei bisogno di... Ma perfetto, noi siamo qui due perché vabbè c'è un'amicizia con Andrea, però siamo appassionati di tutta una vita e poi amo l'open source, insomma tutta una storia diciamo personale, però al di là di questo noi il percorso formativo su Odoo vorremmo costruirlo con l'aiuto dell'associazione, perché non sappiamo quelle che sono le analisi, i fabbisogni, quindi abbiamo abbozzato più o meno un percorso di 80 ore, però il master dovrebbe essere di 200. Quindi se riusciamo con l'associazione cerchiamo di creare un progetto comune e poi anche diciamo, docenti eventuali diciamo, percorsi formativi, perché noi possiamo mettere il nostro know-how sulla creazione del processo, però poi i contenuti sono un po' diversi dal mondo tu, quindi sì,
volentieri. Anche perché poi un'altra cosa che abbiamo visto sul nostro cammino, sviluppiamo in Odoo, ma servono dei DB analyst. E quindi abbiamo fatto dei corsi di formazione su Postgres, ma l'abbiamo fatti insieme, organizzandoci così, molto, diciamo, improvvisati. Invece secondo me serve un processo di crescita. E poi, diciamo, la conoscenza di Postgres, diciamo, è una conoscenza che serve a te in casi anche estremi, se vogliamo, visto, considerato che le mani sul database le mettiamo raramente. No, il concetto importante da trasferire, che poi siamo arrivati praticamente alla fine del talk di Antonello. Il concetto da trasferire è trovare tutta una serie di strumenti che noi riusciamo a incastrare insieme, in cui l'associazione si fa da portavoce, in qualche modo, e iniziamo a dare degli elementi di crescita utili a tutti. Da una parte il fatto di andare dalle imprese e dire ok, ti posso puoi fare questa roba, te la finanzi con questa soluzione qua, questa misura, quest'altra. Dall'altra parte noi abbiamo tutti bisogno di risorse, di programmatori, di project manager, di funzionari, c'è necessità sì, ma poi di tante figure professionali, per cui, tra l'altro, scusami se sì, ti interrompo, lo stiamo vivendo un po' tutti, no? Il mercato è un po' in fermento da questo punto di vista delle risorse umane, perché sono poche, per cui riuscire a trovare una forma di formazione che da un certo punto di vista sforna delle figure che escono formate, ma non necessariamente ingegneri, gestionari, no, anche diciamo dei periti informatici che magari diciamo hanno una mente ancora vergine, tra virgolette, con cui tu puoi dare le indicazioni utili per poter essere rapidi e scrivere codice su Odoo, lo fai, escono formate queste persone, e queste persone poi possono iniziare a fare stage presso le aziende che in realtà compongono il nostro mondo, no? Le aziende che ruotano intorno a Odoo, e poi essere operative, sì, anche in tempi rapidi, perché tu focalizzi la formazione esclusivamente su quello. Esatto, ma banalmente anche la formazione interna può essere, diciamo, finanziata attraverso la misura formazione 4.0, perché tra le misure, diciamo, tra gli argomenti che rientrano nella formazione 4.0 c'è la digitalizzazione dei processi e tutto quello che è marketing, e quindi, diciamo, se l'azienda fa Scrum una volta a settimana e si riunisce con i suoi programmatori, quella è formazione on the job strutturata, può essere finanziata, perché si può portare in detrazione, perché alla fine io sto facendo una riunione con 3, 4, 5 sviluppatori, col tuo project manager, 5 ore, il 50% di quel costo più il mio tempo può essere detratto. Cioè, oppure se io l'abbiamo fatta l'anno scorso noi. Sì, loro l'hanno fatta regolarmente per un anno. Quindi anche Scrum possono essere finanziati? Sì, 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 assolutamente. Sì, certo. Noi ne abbiamo usufruito, no, come Apulia Software. Allora, praticamente sì. È regolamentato, c'è una struttura che tu devi seguire. Allora, praticamente tra le tematiche della formazione 4.0 c'è integrazione digitale dei processi aziendali. Logicamente devono essere fatti dei moduli formativi, però banalmente il processo formativo per lo sviluppo di un modulo oppure di un modello di un cliente è formazione the job. Quindi se io mi creo un registro di presenza dove metto gli argomenti trattati, chi è il docente, chi sono i discenti che partecipano a quel processo formativo, io ho fatto praticamente un'ora, due ore di formazione che mi detraggo al 50%. Oppure faccio riunioni per il marketing, per fare le campagne, e detrazione, e 50%. Oppure faccio corsi formativi ai miei sviluppatori, linguaggi di programmazione ci sta. Quindi devo far fare il corso Java, me lo detraggo al 50%. E anche costi dei docenti, costi di trasferte, costi sussidiari, quali analisi fabbisogni. Boh. Grazie. Prego. Ci sono domande? Ho detto vai con calma, va bene, facciamo un applauso. Grazie.